porto di Santo Spirito. Questa mattina stiamo operando proprio nella zona del porto, stiamo facendo una pulizia straordinaria. In questo momento sta passando la nostra, l'attività più massiva è stata fatta qui in quest'area, dove come vedete stiamo recuperando anche delle vecchie reti che stiamo conferendo intanto nel nostro mezzo. Qui ci sono diversi operatori e l'associazione dei pescatori del porto di Santo Spirito, dove c'è una grande tradizione. Stiamo portando adesso anche dei trespoli per rafforzare l'offerta rispetto alla possibilità di conferire in particolare un po' di più. Come vedete, i trespoli adesso non stanno qui perché si alterano in questo momento. Sono belli di alba stamattina, questa è una zona davvero molto bella di mare, come potete vedere. Sia di forchisti ma anche i pescatori, che qui rappresentano una grande tradizione. Sto anche intervenendo in questa zona per cercare di conferire maggiore decoro, per renderla più bella, attrattiva. È il nostro compito. Siamo qui oggi con i nostri mezzi, con le operatrici e gli operatori che stanno come sempre facendo un lavoro straordinario. Vedete questo recupero di reti che stavano lì da diverso tempo inutilizzate, e quindi diventavano anche un ricettacolo di altri rifiuti, perché come vedete sono accumulati una serie di rifiuti che stiamo continuando a raccogliere. Un'attività che stiamo facendo insieme alla comunità di Santo Spirito. Questa è una cosa ulteriormente bella. Oggi presenti anche il presidente del municipio, Vincenzo Brandi, con cui abbiamo coordinato le attività, e riteniamo che questa attività straordinaria di oggi possa rendere questa zona di Bari ulteriormente bella, una delle zone più belle. Quindi siamo contenti oggi di poter effettuare questa attività così massiva e incisiva, proprio per recuperare per l'appunto decoro, pulizia, bellezza in quest'area di Santo Spirito. Come vedete è un'attività che stiamo facendo insieme qui agli operatori del settore pesca Santo Spirito, le associazioni dei pescatori che ci stanno dando una mano per smaltire queste reti, questo materiale che stava qui da diverso tempo. Quindi un'attività che vede un po' la comunità insieme operare per cercare di ridare bellezza, decoro, una zona davvero bellissima di Bari. Guardate che alba stupenda oggi, in una giornata di fine agosto. Siamo qui per effettuare un'attività di pulizia straordinaria qui a Santo Spirito. Vedete le reti che stiamo adesso finendo di mettere sul nostro mezzo, mentre i nostri operatori stanno continuando a svolgere attività di pulizia. Dopo aver tolto le reti, vedete, stiamo recuperando ciò che rimane in termini di rifiuti. E ribadisco, secondo me un aspetto molto bello della giornata di oggi è proprio questa attività fatta insieme tra gli operatori AMIO e i pescatori qui delle cooperative di Santo Spirito, le associazioni che stanno insieme a noi oggi per svolgere un'attività che va a beneficio di tutta la comunità barese. Questo penso sia un esempio di come Bari debba continuare a amare la propria città, soprattutto a collaborare, ecco, una collaborazione tra cittadini
e Amio Puglia per cercare di portare avanti tutte quelle attività che possano rendere Bari più bella, renderla più pulita, dare maggiore decoro alla città e soprattutto valorizzare aree di Bari così belle. Ecco, questo posto è veramente bellissimo. E oggi siamo qui per svolgere questa attività straordinaria.